Mi verrebbe da dire che quest'anno non abbiamo niente da festeggiare. Eppure Sadie de sa Sardegna è molto importante per noi sardi, perché nella nostra storia è una delle poche vittorie che abbiamo conseguito. Il giorno, il 28 di aprile del 1794, c'era la Sardegna a Cagliari. E la cacciata dei Savoiardi non è un semplice episodio, ma significa che i sardi hanno preso coscienza. Il triennio rivoluzionario dal 1793 al 1796 è importantissimo per la nostra storia. Per i sardi ha significato l'uscita dal Medioevo, dal feudalesimo. E quindi non dobbiamo dimenticarci della nostra storia. Oggi al Consiglio regionale abbiamo rievocato questi fatti, ma in tutti gli interventi dei consiglieri, del presidente, c'è stata la spinta perché questa nostra festa, la festa dei sardi, abbia una declinazione diversa, non solo perché c'è la pandemia, ma perché dobbiamo trovare di nuovo lo spirito e le forze per rialzarci, andare avanti e capire che dobbiamo contare su di noi. Non è possibile mantenere un atteggiamento di frustrazione, dobbiamo reagire. Dobbiamo riprenderci quello che ci spetta, governare questi soldi del recovery plan, presentare progetti e fare in modo che la Sardegna esca da questa situazione disastrosa, in modo che si recuperino le forze, che i sardi si vaccinino quanto prima e quanto più, che si riacquisti la libertà, che si riapra con sicurezza e che si ridia alla gente sarda, la possibilità di vivere, ma di vivere dignitosamente. Quindi buona festa, buona die de sa Sardigna a totusu, però con questo spirito, con questo orgoglio, ce la dobbiamo fare.